adesso fra qui un po' che voi vedrete i dati e vedrete conto che noi non abbiamo una percentuale clamorosamente superiore ad altre zone. Il nostro dato è un dato assimilabile, sovrapponibile a quello nazionale, però noi non abbiamo insediamenti industriali, abbiamo attività particolarmente a rischio e il nostro unico rischio, soprattutto nei piccoli comuni, questo ce lo dicono anche delle indagini, negli anni passati, il progetto Genome, eccetera. Noi abbiamo un problema che è legato anche ad una trasmissione genica che è trasversale nei nostri piccoli comuni, perché più i comuni sono piccoli, più nel corso dei secoli ci si è sposati tra consanguini. Quindi noi abbiamo, come dire, consentito una trasmissione genica trasversale che magari è più difficile nell'ambito delle grandi città. Quindi bisogna stare attenti a non fare caccia alle streghe. I rifiuti sono sicuramente quanto di peggio ci possa capitare in giro, per visto che siamo poi, insomma, ci vantiamo di essere sede del parco, patrimonio dell'umanità, terra della dieta mediterranea, però con tutte queste cose, poi alla fine voi vedrete che, insomma, i problemi in ambito oncologico ci sono e sono parecchi. Grazie. Grazie, passiamo la parola a Sara Fiorillo. Buonasera e grazie a tutti. Volevo introdurre il tema di questo incontro attraverso la citazione di un filosofo del Novecento, Hans Jonas. Jonas afferma che l'etica è quel senso di responsabilità che ci permette di saper prevedere i flussi che le nostre azioni potranno avere sulle sorti future. Quella responsabilità che i genitori manifestano nei confronti dei figli e la volontà di lasciare a loro un mondo migliore. È per questo che, anche come sottolineavano il consigliere Gerardo, bisognerebbe mostrare una maggiore attenzione alle azioni che quotidianamente noi commettiamo, perché non sempre sono azioni positive e molte volte pecchiamo magari di leggerezza, mettendo a repentaglio quello che comunque è la natura stessa, la natura che è arrivata a un punto al quale ci chiede proprio la resa dei conti, secondo un mio punto di vista. Di conseguenza credo che conoscere sia molto e molto importante per poter prevedere quello che accadrà in futuro e per riuscire ad ottenere dei risultati diversi da quelli che purtroppo abbiamo visto ultimamente. Grazie. Ora passiamo la parola a Manuel Borrelli, capogruppo Viviltò Paese. Sì, allora racconto come è nato questo evento prima di passare, diciamo, ad un saluto dei presenti. È nato perché innanzitutto la cooperativa medica Parmenide è una cooperativa che raccoglie quasi tutti i medici di base del Cilento, Vallo di Viano e si spinge fino alla Piana del Sile. Quindi quello dirà dopo magari il dottore Di Gregorio, lo spiegherà meglio. Questi dati sono stati elaborati sulla base delle cartelle cliniche dei medici di base che afferiscono alla cooperativa Parmenide, quindi un dato obiettivo reale, non è un dato diciamo statistico o inventato desunto da altri diciamo canali, ma da fonti ufficiali, da una fonte ufficiale della cartella clinica del medico di base di ciascuno di voi. L'idea mi è sorta, diciamo, quando nel mese di marzo, mi sembra, partecipai perché invitato ad un incontro nel comune di Cella di Pulperia e quindi conobbi per la prima volta il dottore Di Gregorio, che poi va detto è un amico di Vibonati perché è sposato qui a Vibonati, quindi frequenta la nostra comunità da ben, mi diceva prima, da quasi 50 anni, insomma, diciamo grosso modo. Ma anche se è giovanissimo, io poi lo frequento anche per altri motivi, e quindi mi raccontava di questo, diciamo, suo legame con la nostra terra. È cilentano perché poi svolge la propria professione di medico e di presidente della cooperativa nel comune di Carnalonga, che è subito alle spalle di Vallo della Lucania. Già, diciamo, nel mese di marzo, quando partecipai a quell'incontro, a quell'iniziativa
a Celle di Bulgaria, io rimasi colpito da un dato, cioè dal fatto che nel nostro territorio non sono presenti, la media è leggermente, come diceva giustamente il dottore, leggermente al di sopra o comunque tendenzialmente in linea con la media nazionale, che poi vedremo meglio dettagliatamente. Però va detto che il nostro territorio è privo, almeno, e lo scrivevo anche diciamo alcune settimane fa su Facebook dopo un servizio di 105 TV, è privo di apparenti, di reali, tra virgolette, fonti di inquinamento. Cioè non abbiamo un'industria diffusa nei nostri comuni, le prime industrie diciamo, del territorio sono qualcuna nel Vallo di Piano, ma diciamo limitatamente, qualcuna nella Piana del Sile, ma nel nostro territorio, nel Golfo di Policastro, nel distretto 71, cioè quello che va da Sapri a Camerota e comprende anche Laurito, Alfano e altri paesi diciamo vicini, non ci sono delle industrie, quindi non ci sono delle reali fonti di inquinamento, non c'è un'agricoltura intensiva, cioè non vengono utilizzati prodotti diciamo chimici per l'agricoltura, insomma, che magari possono essere dannosi, e quindi non si riesce a spiegare questo fenomeno. Poi l'idea è nata perché nel nostro comune, diciamo negli ultimi anni, almeno a memoria, diciamo che è stato un paese quasi falcidiato da morti giovani e meno giovani, sempre per patologie legate a tumorali, e poi perché comunque ho una diciamo un padre medico e quindi diciamo, ho potuto confrontarmi da questo punto di vista con lui e anche lui afferisce alla cooperativa Permanente, quindi i dati vengono tratti anche dalla sua cartella clinica e diciamo quindi il risultato è, diciamo, è devastante. E poi perché anni fa, lo dissi anche a Celle di Bulgaria, però una cosa secondo me da non sottovalutare su cui bisogna prestare la massima attenzione. Ci fu anche una commissione di inchiesta guidata all'epoca, almeno nel 2007-2008, da una personalità illustre, Walter Veltroni, che presidette una commissione parlamentare di inchiesta su alcune dichiarazioni di alcuni pentiti dell'Andrangheta di navi tossiche affondate a largo del Tirreno, quindi a largo di Cetrarbe, a poche miglia da Marca, di Bonani, da Sapri, da Marina di Camerota, da Palinuro, e quindi altri venditi dissero che alcune navi furono affondate a largo di Maratera con rifiuti tossici. E anche recentemente questa commissione si è riaggiornata, ha svolto delle indagini e mi sembra che siano emerse diciamo, determinati elementi probatori, ed è una commissione che è stata guidata dall'onorevole Alessandro Bratti, che direi che è ferratese, però di recente è stato in visita nel Cilento, è stato a Scalea, ha riunito un po' i sindaci del comprensorio calabrese dell'Alto Cosentino ed è adesso diventato presidente dell'ISPRA, che è un importante istituto sull'ambiente a livello nazionale. E quindi magari quello poteva essere un filone da sviluppare, ma non senza lanciare diciamo allarmismi. Si è sempre detto, almeno io lo ricordo fin da quando ero ragazzo, insomma qualche leggenda, magari potrebbe essere una leggenda metropolitana, però su cui magari bisogna secondo me prestare la massima attenzione, rifiuti tossici provenienti diciamo da altri territori regionali diciamo della Campania, che furono disseminati nei nostri territori negli anni 80, fine anni 70, inizio anni 80. Non sono cose che diciamo non ti dico come una leggenda, ma per quale motivo? Perché ci sono state delle inchieste analoghe dimostrate del quotidiano, del settimanale L'Espresso, alcuni anni fa, e di Repubblica, di rifiuti che la Camorra sversava nel Rimulture o comunque anche nel Vallo di Piano, dove è stato proprio realmente accertato, e ne parlavo anche con un medico di base del Vallo di Piano che mi diceva che c'era un diciamo che
anche lei afferisce, mi sembra, alla cooperativa, che mi diceva che era reale questo fatto di questi terreni che erano stati disseminati di qualsiasi tipo di rifiuto negli anni 80, e quindi lei legava, diciamo, questo aumento esponenziale delle patologie, o comunque le patologie presenti sul proprio territorio, a questi fenomeni. Quindi l'incontro nasce proprio da tutti questi, diciamo, presupposti, ma nasce proprio per innanzitutto creare una consapevolezza, una sensibilità maggiore tra i cittadini, e voleva coinvolgere le istituzioni che erano state invitate. Però su questo tema, così come già c'era di Bulgaria, purtroppo rispondono negativamente, in quanto poi magari sono costrette ad avere delle risposte. Poi adesso arriverà magari fra poco il direttore di Fluri, che è una persona disponibile, di cui già abbiamo parlato su questo tema, e quindi magari cercherà di dare lui anche delle indicazioni in materia. Io volevo salutare, prima di salutare, cioè volevo innanzitutto dire perché il coinvolgimento di Valentina, che modera l'iniziativa, di Sara, di Gerardo, perché sono tre innanzitutto ragazzi, sono più giovani di me, uno perché l'hanno avuto magari qualcuno, vicissitudini familiari su questo tema, diciamo, che hanno, diciamo, sconvolto, ma poi le proprie esistenze familiari. Tre perché sono giovani, e quindi penso che noi che siamo ragazzi, che abbiamo, diciamo, deciso di vivere in questo territorio, secondo me dobbiamo prendere consapevolezza su quello che diciamo, è una patologia, diciamo, che purtroppo è devastante, sulla qualità dell'ambiente, del territorio in cui abbiamo deciso di vivere, di crescere per i nostri figli e di restare. Poi lo facciamo anche perché magari abbiamo anche un'attività istituzionale, però è veramente un'iniziativa che è proprio senza logo, diciamo, di gruppo, di partito, chiamiamolo così, proprio perché voleva raggiungere il più alto numero di persone, proprio perché è un tema davvero importante su cui dobbiamo iniziare seriamente a riflettere. Adesso saluto il consigliere comunale, il capogruppo del gruppo Voci Libere, tutti gli amici di Voci Libere che, con cui ci siamo sentiti nei giorni scorsi. Poi saluto l'ex sindaco Massimo Marcheggiani, il consigliere comunale il professore Capano, e tutti gli altri amici presenti. Ruberà molto più tempo, ma giustamente, perché lui è il, diciamo, il protagonista della serata. Grazie mille. Le saluto, buonasera. Effettivamente qui le spiego l'aria di casa, io ho casa poco più su, mia moglie è di Villa Mare, mio figlio fa l'anestesista all'ospedale di Sabato, sono quasi un timonatese, come dire, doc, e vengo qui sempre molto volentieri, anche se qua è la mia moglie, questo nostro del chiosco non era mai visto. Allora, il tema della nostra chiacchierata è questo: la diffusione della malattia neoplastica nel Cilento. E prima di andare avanti con i dati, ho il dovere di presentarvi quelli che sono i colleghi che hanno partecipato, che partecipano a questo studio, solamente mettendo a disposizione ovviamente i loro archivi. La cooperativa medica Palmeno è nata nel 2011 grazie all'impegno di un gruppo di colleghi di Sapri e di Valle della Lucania. Siamo partiti, eravamo 48 colleghi, oggi siamo 168, siamo la cooperativa medica più grande della regione Campania, una delle più grandi d'Italia. Questi sono i distretti in cui noi siamo presenti, sono il distretto di Battipaglia, di Empoli, Buccino, Rocca d'Aspide, Capaccio, Vallo, Agropoli, Sarpi, Camerota. Operiamo in 70 comuni e siamo distribuiti, siamo 168 e siamo distribuiti in questo modo sul territorio. Perché questo? Per dirvi che i dati sono assolutamente attendibili, perché non sono proiezioni, non sono dati elaborati, sono semplicemente presi dal server che è di proprietà della cooperativa e messi a disposizione. È uno studio che ormai va avanti dal 2014, per il quale abbiamo già avuto molte manifestazioni di interesse. È uno studio sulla prevalenza e sull'incidenza. Per i non addetti ai lavori, la prevalenza è il numero di persone che in una popolazione definita vive con una diagnosi di tumore.
Il numero ovviamente dipende dalla frequenza della malattia e dalla prognosi, cioè dalla sopravvivenza delle persone che ne sono colpite. La prevalenza è la fotografia dell'esistente. Quante persone vivono con una diagnosi di malattia mioplastica? Abbiamo cominciato, dicevo nel 2014, abbiamo cominciato su richiesta, su indicazione dell'Ordine Medici di Salerno e di una struttura che credo non ci sia più a livello regionale, che è l'Osservatorio sulla dieta mediterranea, giusto per rispondere e per dire che comunque l'alimentazione ha un suo valore. Che cosa abbiamo notato da subito? Che i distretti di Vallo di Sabbia, quindi la parte più sud della provincia, la prevalenza di malattie era superiore. Ci siamo tenuti questi dati per noi, 2014-2015, poi anche per un problema etico abbiamo deciso di renderli pubblici, lo abbiamo fatto a Vallo l'anno scorso a dicembre, quindi oggi siamo già un anno di distanza. Questi dati sono forniti dalla cooperativa tramite il proprio server della Vorati, mi piace citarla, questa è una giovane società di Vallo della Lucania, il nostro partner informatico, si chiama Art Project. Come è stato realizzato il lavoro? Utilizzando due criteri di identificazione, i codici CD9, che cosa sono? Tutte le malattie oggi sono codificate. E se voi vedete sulle ricette che fanno i vostri medici, quando c'è una richiesta di una prestazione, prima del nome della prestazione c'è un numerino ed è il codice, perché quel codice fa riferimento alla malattia per cui vi è stata prescritta quella prestazione. E poi il codice di esenzione dello 048 a cui hanno diritto tutti quelli che hanno questa malattia. Questi criteri e i dati anagrafici che sono automaticamente criptati dal nostro computer. In effetti quando noi trasmettiamo i dati al server non compare più il nome di Luigi, di Gregorio, ma compare un numero e una sigla, quindi il codice, il nome è assolutamente criptato. Questi dati che vi presento stasera sono dati recentissimi, sono stati estratti il 1° di ottobre su una popolazione di 196.000 persone distribuita in tutti i distretti, sono stati suddivisi per sesso, sono stati aggregati per distretto sanitario. La popolazione complessiva del territorio di nostra competenza è di 368.000 persone, quindi questo dato rappresenta più della metà. Lavori di questo tipo non ce ne sono molti in giro perché, ripeto, sono dati relativi veramente a un numero enorme di persone. E quali sono i risultati? Li vediamo per distretto. Il distretto di Empoli Pulcino, noi abbiamo indagato 78.971 persone, trovando 3.583 tumori per una percentuale del 4,53. Qua vedete la prevalenza per sesso e troveremo sempre un numero superiore di donne, ma non perché le donne siano più colpite, sono più colpiti i maschi da questa malattia, ma le donne, ripeto, questa è una fotografia dell'esistente, sopravvivono più a lungo e soprattutto, visto che il tumore più frequente del sesso femminile è il tumore della mammella, fortunatamente questo è un tumore per il quale riusciamo ad avere dei dati importanti, risultati importanti, soprattutto in tema di diagnosi precoce. Quindi troveremo sempre questa prevalenza di donne. Distretto di Battipaglia noi siamo di meno, nel distretto di Battipaglia il dato è un po' meno attendibile, ma comunque siamo sempre intorno al 4%. E cominciamo a venire giù al sud, cominciamo a entrare nell'area parco. Assistiti indagati Capaccio Rocca 25.318, malattie neoplastiche 1.116, 4.4%. E andiamo ancora più giù, Valle della Lucania. Assistiti indagati 44, sono stati indagati quasi tutti perché noi nel distretto di Vallo siamo 42 medici e 41 fanno parte della cooperativa. La percentuale di prevalenza è del 4.9, 4.87. E veniamo al distretto di Sarri e come vedete andiamo al di sopra. Sarri è il distretto più piccolo, 34.000, con circa 35.000 persone indagate, 1.565 tumori, 5.03. E questo capirete che un po' ci ha allarmato. Andando a guardare il dato
complessivo sui 196.000 assistiti indagati, scopriremo che comunque la percentuale è del 4,7%. L'Associazione Italiana del Registro Tumori, l'AITUM, e l'Associazione Italiana dei Medici Oncologi pubblicano ogni anno i numeri del campo, li pubblica il Ministero per la Vita della Salute sull'indicazione, sui dati che vengono forniti dall'AITUM. E il dato 2016 ci dice che in Italia ci sono 3 milioni di italiani che vivono con una diagnosi di tumore per una percentuale del 4,9. Avete visto come, se torniamo un attimo indietro, noi siamo su tutto il territorio al 4,69 e qui siamo addirittura leggermente al di sopra del 5. Questi sono i dati così sintetizzati, dove si vede come dal distretto di Battipaglia, Ercoli, Capaccio, Vallo e Sabri c'è questo crescendo di patologia. Questi sono i dati del 2016, i dati che sono, hanno esattamente l'anno prima, e c'è una differenza, come vedete, la differenza è soprattutto a carico dei distretti di Vallo e di Sabri. Siamo passati dal 4,4 al 4,7 e dal 4,7 al 5. E allora che abbiamo fatto l'anno scorso? Questi sono dati di fine 2016, i dati di quest'anno relativi, abbiamo fatto qui una scansione per comune. I dati di quest'anno noi li avremo a fine gennaio e spero di poterli così pubblicare nella prima metà di febbraio. Abbiamo fatto una scansione al volo, non particolarmente sistematica, ma sicuramente indicativa. Questi sono i dati dell'anno scorso, siamo andati a guardare comune per comune. E come vedete, i comuni in rosso sono i comuni in cui la prevalenza di malattia è superiore a questo dato. Quindi sono comuni in cui c'è una prevalenza di malattia superiore. Se andiamo a vedere, vedete anche il comune dove ci troviamo adesso con una popolazione di 2.831 persone indagate, credo che siano tutte perché oltretutto i colleghi di Vibonati che operano su Vibonati sono praticamente tutti quanti soci della, o quasi tutti soci della cooperativa. Questo non deve trarre, da questo si possono trarre conclusioni e allarmarsi per chissà quale tipo di sciagura imminente, però questo ci dice che dobbiamo tenere gli occhi aperti. E guardiamo l'incidenza, ancora più importante. L'incidenza rappresenta il numero di casi nuovi di una malattia in un determinato intervallo di tempo. Nel caso specifico noi abbiamo messo a confronto i primi sei mesi del 2016 e i primi sei mesi del 2017, tenendo conto, sempre dai dati Altum, poi dovrò contestare un attimo la dottoressa perché la Regione Campania non ha nessun merito nel problema dell'Altum, perché l'Associazione Italiana dei Registri Tumori è una cosa che è assolutamente a parte e purtroppo nella provincia di Salerno i dati Altum sono fermi al 2013. Tanto che noi avremo fra poco contatto con la dottoressa Cagazzo, che è la responsabile del registro tumore della provincia di Salerno, alla quale stiamo per dare anche i nostri. E allora, 6 persone ogni 1000 si ammalano di cancro e quindi la percentuale è lo 0,6. Se andiamo a guardare nel semestre gennaio-giugno 2016, il dato complessivo su tutto il territorio di nostra competenza era lo 0,77 e se andiamo a guardare per distretto, questa è Battipaglia, Ercoli, Cuccino, Capaccio, Rocca, Vallo, vedete come Sabri, il distretto di Sabri ha un 0,81. Però c'è un piccolo elemento di ottimismo perché quando siamo andati a vedere l'incidenza del 2017 abbiamo scoperto che l'incidenza complessiva è dello 0,6 e infatti c'è un calo un po' complessivo tranne che nel distretto di Battipaglia, ma c'è un calo anche nell'ambito del distretto di Sabri che è passato a 0,8 a 0,7.
visti così, 0,0, sembrerebbe poco, ma qua parliamo di decine e decine e decine di persone ammalate in anno. E allora qual è la conclusione per quanto riguarda il discorso numeri? Che i dati di prevalenza, i dati di incidenza sono sovrapponibili, avete visto 4,9 e 0,6, sono sovrapponibili al dato nazionale, ma la cosa su cui va fatta una riflessione è che questo avviene in un territorio che è assolutamente privo di industrie, privo di altre conosciute attività a rischio. Poi se ce ne siano di non note, questo non sta a noi dirlo né sta a noi prenderci responsabilità in questo senso. Abbiamo fatto una riflessione sulla presenza di questi tumori nel nostro territorio e ci siamo resi conto, portando in giro questi dati, che sicuramente i dati nostri sono scomodi perché parlano di malattie. Ovviamente in ambito soprattutto di amministrativo e politico sicuramente fa molto più appeal parlare della longevità del cileno. Sapete che c'è stato questo studio importante e noi abbiamo avuto la soddisfazione di partecipare a questo studio insieme all'Università di San Diego in California, all'Università della Sapienza di Roma e in un lavoro che è stato finanziato anche dal Comune di Poli, che sapete è un po' si vanta così di essere un po' patria della dieta mediterranea, e abbiamo tirato fuori alcuni dati interessanti da questa longevità. Quel rosmary, io ero convinto che fosse il nome della signora, invece stava rosmarino, perché in questo nostro rosmarino pare che insomma ci sarebbe una qualche sostanza che stimola la produzione di alcuni mediatori chimici che ci proteggerebbero sia dalle malattie cardiovascolari che ci proteggerebbero anche dall'invecchiamento precoce. E stiamo per fare, questo è già partito, uno studio di confronto, questo è unico al mondo, è la prima volta che si fa, prenderemo un gruppo di popolazione, 1000 cittadini in area cilentana, questo avviene più nell'ambito nord, non ci sono colleghi interessati del distretto di Sapri, perché è un lavoro che è stato fatto proprio intorno al comune di Pollica, ma queste 1000 persone saranno screenate, saranno poi attraverso una serie di test messe a confronto con un analogo numero di cittadini che saranno monitorati dall'università, dall'alumni university che è l'università di Malmo. Siamo stati un paio di mesi fa circa con loro per mettere a punto il protocollo di questo lavoro. E vedete, i media si interessano molto più di questa cosa. Questo è il Corriere della Sera che parla di questo nostro lavoro, il Mattino ne parla venerdì 19 novembre, il 20 abbiamo fatto questo incontro con i colleghi svedesi. Allora credo che questo sia il momento di porsi delle domande. Noi vogliamo solo capire perché nella terra della dieta mediterranea ci sono tanti ultracentenari, ma ci sono anche tanti ammalati in campo. E noi abbiamo l'intenzione comunque di continuare a produrre questi dati e di trasformarli in informazioni di servizio, ma come capirete questi dati non piovono dal cielo, perché quando facciamo l'estrazione noi dobbiamo incaricare un tecnico, un informatico che fa questo tipo di lavoro e c'è un costo per questo. Noi in questi giorni, vedete ogni tanto il logo di questa azienda farmaceutica che è la Fidia, ci stanno sostenendo, ci hanno fatto una donazione perché noi possiamo andare avanti in questo lavoro non so fino a quando, e questo lo dobbiamo al general manager della Fidia, che è uno dei tecnici degli imprenditori sanitari più importanti d'Italia, si chiama Angelo Scapa ed è un cittadino di Malo della Lucania. Ecco, grazie a lui stiamo facendo questo lavoro, mi piace citarlo. E qual è il nostro obiettivo? L'obiettivo è proprio di accendere un faro su questa ricerca realizzando un osservatorio territoriale sulla malattia neoplastica, e per questo abbiamo per la verità qualche sindaco che si è già messo a disposizione. Che cosa dovrebbe fare questo osservatorio? Dovrebbe innanzitutto valutare l'impatto di fattori genetici, parlavamo dei geni, di fattori sociali e dei fattori ambientali su questa condizione,
analizzare la correlazione fra insorgenza della malattia ed esposizione ad inquinanti chimici, fisici e biologici. È vero, lei diceva, mi chiedeva sui rifiuti. Io andando in giro a portare questi dati qualche tempo fa, ho parlato con un gruppo di colleghi napoletani. Tra di loro c'era un ingegnere che mi ha detto due cose che mi hanno lasciato un po' perplesso, così come hanno lasciato perplesso me, probabilmente lasceranno perplessi voi. Sapete qual è uno dei sistemi più utilizzati per smaltire in modo truffaldino l'amianto? Quel materiale che si mette, quel terriccio che si mette sulle strade prima dell'asfalto, il famoso misto. Ce ne facevano dei misto, e poi il misto è perché lì è più facile utilizzare questo smaltire l'amianto, e nell'asfalto, nel bitume, si smaltiscono i residui di aziende chimiche, di collanti. E fra l'altro l'ingegnere mi diceva che quando c'è questa schifezza nel bitume, l'asfalto viene pure meglio. Quindi voglio dire, insomma, ci sarebbe anche un vantaggio a questo punto di vista. E poi pianificare programmi di indagine e pianificare programmi di prevenzione. E torniamo al discorso della dieta o dell'olio. E dottoressa, io ho avuto il privilegio di frequentare il professor Hansel Kiss, che è il papà della dieta mediterranea. Tanti anni fa io lavoravo in ospedale, dovevamo operare l'urgenza alla moglie, lui è stato con noi più di un mese. E a proposito dell'olio, vi riferisco un episodio. Io un giorno facevo la guardia in pronto soccorso, sono sceso con lui, l'ho accompagnato, lui non guidava, e l'ho accompagnato giù dove c'era un collega, lo portava a casa, e mi ha chiesto che fai. Io sto andando giù a fare la guardia, vado a mangiare qualcosa a mezzo e poi vado a lavorare. Che ti mangio? Mangerò pasta al burro. Lui inorridì. E mi beccai, scusate la volontà, ma mi beccai impazzitudine di quelli che ancora me lo ricordo. Mi dice: ma tu vivi nella patria dell'olio d'oliva, tu hai un elisir di lunga vita e ti mangi il burro. E questa è una cosa che non so. Quindi, per dire come è importante anche la prevenzione da un punto di vista alimentare. Per poter fare un osservatore abbiamo la necessità di mettere in campo un gruppo di esperti che sia capace di decrittare questi dati. Noi facciamo i medici, possiamo dare questi numeri, possiamo dare questi dati, ma non abbiamo esperienze, non abbiamo competenze in ambito informatico, statistico, epidemiologico. Quindi c'è bisogno di un minimo di organizzazione, c'è bisogno di un minimo di risorse, ma non riusciamo ad avere un ascolto adeguato da parte delle istituzioni, pur avendo avuto numerose manifestazioni di interesse un po' di settimane fa. È venuto a parlo Attilio Bianchi, il collega direttore generale del Pascal, che è un cilentano, è originario di Montana, e ci ha promesso un appoggio. La ASL si è tirata i nostri dati, noi continuiamo a mandare questi dati alla ASL, ma insomma, devo dire la verità, non per fare politica, non sono proprio lontano da queste cose, però Simone Valiante ha portato in Parlamento questa interrogazione che quantomeno mette in evidenza questi nostri dati. Qui c'è proprio, ci sono tutti i risultati dello studio che io vi ho appena presentato. E allora non vogliamo fare allarmismi che sarebbero ingiustificati, non vogliamo fare caccia alle streghe, però abbiamo il dovere di tenere gli occhi aperti. Io ho avuto la richiesta da parte del Presidente del Tribunale di Valle della Lucania, che è un mio vecchio amico, di avere i dati, e mi ha detto: scusa, perché questi dati non li porti alla procuratore, non so bene da un punto di vista istituzionale, giuridico, il tribunale, la procura, eccetera. Però se dobbiamo, come dicevo, accendere un faro su questa cosa, noi faremo anche questo, se non riusciremo a smuovere un po' soprattutto i nostri amministratori. E anche qui io ho anche conosciuto qualcuno di questi colleghi. Molti anni fa si è cominciato a parlare di queste cose. Molti anni fa si è cominciato a dire: in questo territorio, occhio ragazzi, qua ci sono problemi, però i segnali che erano stati così messi in evidenza sono stati ignorati, sono stati sottovalutati, e oggi ci ritroviamo questa tragedia. Per carità, nulla in confronto a quello di cui stiamo parlando. E allora volevo concludere facendo anche una notazione su quella che è la situazione sanitaria nell'ambito nostro.
mi dispiace che Peppino non ci sia, io qualche tempo fa, leggendo sulla stampa, la stampa sul web, ho letto questa frase: in Campania e in Sicilia si ha una speranza di vita alla nascita di 4 anni inferiore rispetto al Trentino e alle Marche. Nelle prime due regioni, Campania e Sicilia, siamo a livello di Bulgaria e Romania, nelle seconde siamo a livello di Svezia. E devo dirvi la verità, confesso il peccato, ero convinto che lo avesse detto lui, per dire qualcosina in più contro di noi. Purtroppo no. Lo aveva detto Walter Ricciardi, che è il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, sulla base delle indagini che ogni anno l'Istituto Superiore di Sanità fa e le aveva annunciate all'inaugurazione dell'anno accademico del campus biomedico di Roma. Tra l'altro Walter Ricciardi è un napoletano. E diceva ancora che i fattori di rischio restano distribuiti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, cioè non ci sarebbero delle aree con più o meno fattori di rischio, ma la disponibilità e l'accesso ai servizi penalizzano i cittadini del sud e delle regioni centrali che sono in piano di rientro, esattamente come succede nella regione Campania. E ancora, un esempio tipico dello sbilanciamento dell'assistenza sono gli screening oncologici, che sono di una importanza fondamentale. In Lombardia coprono la quasi totalità degli abitanti, in Calabria il 30%, noi siamo intorno al 40-45%, ma c'è fortunatamente un pizzico di ottimismo, perché noi proprio ieri sera siamo stati ad Agropoli, per quanto riguarda il distretto di Vallo di Agropoli, perché comincia lo screening che è stato organizzato e anche finanziato dall'ASL di Salerno sul collo retto, sul tumore della mammella e sulla cervicuria. Mi permetto di dire a tutti quanti, partecipiamo, quelle che sono le persone che verranno chiamate, perché verranno chiamate delle persone per il collo retto da 55 a 74 anni, e queste persone dovranno semplicemente fare un semplicissimo esame, fare una raccolta di un po' di feci da mettere in una provetta e riconsegnare al medico, e per poter andare a fare la ricerca di questo sangue occulto, che è nella stragrande maggioranza dei casi la spia di una malattia, che può essere una malattia anche benigna, ma che può anche nascondere una malattia tumorale. E allora, se la Campania ha grandi problemi, bisogna dire che ne abbiamo tanti di più noi, e ne abbiamo tanti di più anche a prescindere dal discorso dei tumori. Noi abbiamo una popolazione anziana, abbiamo una popolazione sparsa, abbiamo una viabilità, diciamo la verità, insomma, abbiamo una viabilità da terzo mondo, abbiamo condizioni economiche e sociali disagiate, siamo lontani dalle strutture sanitarie. E io credo che ci meriterebbe una diversa considerazione nell'organizzazione sanitaria dell'azienda. Sapete quello che succede, purtroppo lo viviamo tutti e lo vivete soprattutto voi, cittadini assistiti, che avete il diritto di fruire di questa assistenza, ma la situazione ospedale di Valle di Sapri è veramente allarmante in questo momento, perché abbiamo un problema di personale. Ed è un personale, ed è un problema che rende veramente problematica l'assistenza, soprattutto in settori strategici come l'UDI, e aggrava il gap che c'è fra noi e le aree a nord della provincia, che sono sicuramente più fortunate. Avrete sentito di questa cosa terribile del rifiuto di due colleghi vincitori di concorso di prendere servizio a Sapri, quasi come fossimo degli appestati. Ed è una cosa veramente grave. Fortunatamente poi uno, non di questi due, ma un altro è riuscito, almeno uno è riuscito a prendere servizio. E allora la situazione sul territorio, la situazione che noi riusciamo a monitorare tutti i giorni, è ancora peggio. Abbiamo liste di attesa lunghissime, prestazioni spesso fruibili a distanza. Ieri mattina un mio paziente che doveva fare una TAC per verificare la radioterapia per un campo del polmone, gli è stato detto 5 marzo polla da Cannalonga. Capirete che insomma, non è proprio una passeggiata di salute. E così per quanto riguarda le cure domiciliari, che sono fondamentali in zone disagiate come le nostre.
sono diversi modelli organizzativi, sono disomogenei le modalità operative. Io mi chiedo quando hanno fatto, quando si è immaginato di fare questa ASL unica, bastava prendere, anche andando solo su internet, bastava andare a guardare la densità di popolazione nell'ambito della provincia. Voi immaginate che si possano, per esempio, fare indagini serie, che si possano fare assistenza domiciliare seria, tenendo sullo stesso livello e utilizzando lo stesso sistema, per esempio, per il comune di Pagani, che ha 2.891 abitanti per chilometro quadrato. Il comune di Valle dell'Angelo ha 6,2 abitanti per chilometro quadrato. Abbiamo gli stessi sistemi, abbiamo gli stessi specialisti che dovrebbero fare l'assistenza domiciliare e non la fanno. Gli amici della Regione Campania dicono nel piano regionale di programmazione della rete per l'assistenza territoriale, che poi abbiamo saputo praticamente non si farà, che l'omogeneità dei livelli elementari di assistenza deve essere garantita su tutto il territorio, ma assolutamente irrealizzabile in un territorio che è veramente così diverso, sia sul piano geografico, sia su quello demografico, sia su quello socio-economico. E noi continuiamo a pensare che veramente la madre di tutte le nostre scelte sia stata l'università, l'unificazione delle tre ASL, che ci ha penalizzato ponendoci ai margini del potere decisionale. Troveremo qualcuno che ci aiuta? Io spero di sì, anche perché l'era dei rinvii, delle mezze misure, degli espedienti che sono ingannevolmente consolatori e dei ritardi è da considerarsi chiusa. Ora inizia il periodo delle azioni che producono le conseguenze. Lo diceva questo signore, credo sia stato uno dei più grandi statisti del secolo scorso, speriamo che sia possibile realizzare almeno in parte quello che lui diceva un po' di anni fa. E con questo vi ringrazio per l'attenzione e approfitto anche per farvi la domanda a nome mio e di tutti i colleghi della mia collega. Grazie. Una cosa in merito a due cose. Uno, tema che esiste uno squilibrio notevole insomma, in merito all'assistenza tra le regioni meridionali, cioè le regioni che sono in piano di rientro, e le regioni del centro Italia e del nord Italia. Ma per quale motivo? Non per colpa loro. Ma non per colpa loro, è colpa nostra, perché purtroppo le regioni che sono in piano di rientro sono le regioni che continuano ad avere purtroppo un tasso notevole di mobilità sanitaria passiva, ossia il più alto numero di pazienti di questa regione che ricorrono a delle cure per malattie anche, cioè gravi sicuramente, ma anche di lieve entità fuori regione. E quindi facciamo l'esempio di una malattia tumorale otocefica, si continua ad andare o a Rio Nero in Vulture o al San Carlo di Potenza, oppure si preferisce andare a Roma o addirittura in Lombardia e in Piemonte. Considerate che la Regione Campania nel corso del 2014, io almeno questo dato a disposizione che lo ricordo, pagava ogni anno quasi 300 milioni di euro in compensazione, cioè doveva dei soldi ad altre regioni, quando poi si ridistribuiva su tutte le regioni il fondo sanitario nazionale. Quindi il piano di rientro e quindi ha penalizzato ulteriormente la regione, perché poi è stata commissariata, quindi ha dovuto rispettare determinati paletti e ha proibito, diciamo, anche a queste regioni di poter colmare il gap che è andato sempre di più aumentando con le regioni dove c'è una sanità che funziona decisamente meglio. Io sono fiducioso, però diciamo limitatamente. Per quale motivo? Perché diciamo che per la prima volta, diciamo, dopo diversi anni si è usciti da una fase commissariale tecnica e diciamo la politica quantomeno ha ripreso in mano la situazione. Quindi credo che se i territori, lo dicevamo pure ieri con un mio amico al telefono, che ho commentato un po' alcune cose, se i territori, e parlo anche del Golfo di Policastro, inizia a fare realmente squadra, cioè i sindaci di tutti i comuni del Golfo di Policastro
i sindacati, le associazioni, e iniziano a fare realmente squadra per stilare anche un programma nel breve e un programma nel lungo termine delle cose da fare per l'ospedale di Sapri e per il territorio, per una maggiore integrazione socio-sanitaria, io credo che forse qualche risposta nel giro di qualche anno riusciamo a darla, però semmai si ci mette al lavoro e si ci divide e si discute sempre su cose inutili, su polemiche sterili, credo che forse qualcosa possiamo fare, è così come gli altri territori. Quando invece concludo alla, diciamo, alla situazione del radiologo, io però ho fatto un esempio, un medico, diciamo, che ha partecipato al concorso di San, io non mi sento francamente di colpevolizzarlo, per quale motivo? Perché faccio, ho fatto un esempio di un medico, che di un radiologo che partecipa ad un concorso al San Carlo di Potenza, che è una delle eccellenze dell'intero meridione d'Italia, e al Santo Buono di Napoli, che è un'altra eccellenza per quanto riguarda la pediatria, insomma, mi sembra di ricordare, anche cardiologica. Che cosa succede? Se il radiologo è di Napoli e vince il concorso lei, lo vince anche a Potenza, opterà logicamente, secondo me, il concorso è stato fatto per gli ospedali di... No, quando il collega ha fatto il concorso sapeva che poteva capitare... Magari diversi contemporaneamente. Certamente non è un segnale, diciamo, di fiducia poi per l'ospedale di Sapri, però quella data sono andati. Però poi la graduatoria penso che sia scorsa, quindi c'è un radiologo che ha preso poi effettivamente servizio 1, ancora ci cerchiamo il secondo, però quantomeno c'è un segno di attenzione, questo è importante, voglio dire, rispetto ad anni precedenti, perché comunque è un ASL che ha ricominciato a fare le assunzioni, nel senso che ogni giorno sul sito dell'ASL vengono assunti medici, cioè ci sono concorsi per le varie branche, e dopo tanti anni ha fatto anche un patto, diciamo, per la mobilità degli infermieri e del personale OSS che erano costretti a lavorare, cittadini campani, diciamo, anche del nostro comune, del nostro territorio, per lavorare in altre regioni, e quindi magari hanno la possibilità dopo diversi anni di poter ritornare a casa. Quindi qualche segnale, diciamo, almeno lievemente, diciamo, c'è un piccolo segnale di speranza, però colmare un vetro con, diciamo, dove anche per l'assistenza. Anche perché se non erro qui l'ematologia non c'è proprio, vorrei che si sbaglio, ed è un grosso problema visto e considerato i grossi problemi neocelici che abbiamo nel Golfo di Concastro e nel Cilento. Tanti anni fa, se mi consentite la riflessione, quando è stato aperto l'ospedale di Agropoli, c'è stata una corrente di opinione cui partecipavano molti medici, che aveva chiesto di fare di Agropoli il polo oncologico della provincia di Salerno. Devo dire che allora la politica, io vi invidio molto i giovani, perché io ormai sono vecchio e quindi loro sono molto più entusiasti e quindi hanno anche, come è giusto che sia, più speranze di quello che io che faccio da 42 anni questo mestiere, ed è una tensione quotidiana, ma lasciamo stare. Non fu possibile fare il polo oncologico ad Agropoli perché bisogna fare la sesta divisione di medicina, la sesta nell'ambito dell'ASL di allora, la sesta divisione di chirurgia, l'ASL, l'ortopedia, l'ostetricia, la pediatria e quant'altro. Miori, al punto tale che quell'ospedale è stato chiuso. Miori, e oggi il polo oncologico della provincia di Salerno è appagato. Ecco perché i cittadini di Sapri o di Camerota o di Palinuro vanno a riunire in punto. E se la regione Basilicata, porta a termine il progetto per il nuovo assetto dell'ospedale di Lago Nitro, qua ci sarà una fuga. E quanto tempo fa qualcuno parlava di Grande Lucania facendo ridere un po' tutti, oggi credo che qualcuno comincia a non ridere più. Vedete la differenza, il problema, la disparità fra un cittadino di Sapri e un cittadino di Scafati è clamorosa. Qua
quante famiglie hanno la sciagura di avere in casa un malato psichiatrico? Sono abbandonate a se stesse qui, perché non abbiamo più nemmeno la possibilità di avere lo psichiatra a domicilio. Perché? Perché l'ASL ha esternalizzato questa attività facendo una gara d'appalto che fortunatamente è finita il 31 di ottobre e affidando l'attività specialistica domiciliare a due società, la Magal di Lazio per Salerno e quella che qui da noi si chiama Medicasa, è una società di Milano. Ebbene, sapete quanto danno a un collega specialista per un intervento di un'ora a domicilio? 40 euro lordi, sono 27-28 euro. Voi ve lo immaginate un cardiologo che si piglia il suo cardiolino per fare un tracciato a domicilio o addirittura un eco ed è chiamato, e rifaccio l'esempio del mio paese, lui abita a Torrossai ed è chiamato a Cannalone, ma non ci verrà mai, non ci verrà mai. Invece che succede dove ci sono 2.981 abitanti per chilometro quadrato? Che in quell'area, quella persona, sia pure a 26-27 euro, lo chiamano 50 volte. E lui questo lavoro lo fa nell'ambito di 5 km, 4 km, o se è Salerno, addirittura ci va a piedi. Ecco la disparità. Ecco perché è impensabile continuare in questa cosa che è diventata una barzelletta di dire che i cittadini, i livelli elementari di assistenza sono omogenei su tutto il territorio. È una palla clamorosa che, scusatemi, ma è così, dire. E noi lo verifichiamo tutti i giorni. Il malato oncologico, non abbiamo la possibilità di fare la terapia del dolore a domicilio. Ognuno di noi si deve moltiplicare. E poi, insomma, siamo anche spesso nel mirino della critica di tutti. Ma voi vi immaginate che vuol dire tenere in uno di questi nostri paesi 1.500 assistiti? Tenere situazioni drammatiche a domicilio, senza avere il conforto di uno specialista. Agli infermieri danno 7 euro. Danno 7 euro per un intervento di mezz'ora. Ora ditemi, chi si muove? Ve lo dico io. Gli infermieri in pensione da 10 anni, oltre 70 anni, bravissime persone, ma che non hanno la capacità e non hanno nemmeno la formazione per utilizzare, non so, una persona che ha piaghe da decubito, ci sono delle medicazioni avanzate che si fanno, ma quando l'ha vista fare? Un collega che è andato in pensione 10 anni fa. Questo è il problema, è questo, scusami, è questo su cui noi dobbiamo, ecco, voi che avete volontà, voi che avete l'età per farlo, che avete la forza morale per farlo, queste sono le cose che vanno dette agli amministratori dell'ASL, che sono purtroppo, troppo, spesso troppo legati alla politica. Questo è il problema. Cerchiamo di fare in modo che alcune cose, io credo che non è più possibile parlare di tornare alla vecchia Salerno 3, mi rendo conto che non è possibile, però non è nemmeno possibile continuare in questa assoluta disparità tra cittadini. Non si può negare un diritto a un cittadino solo perché abita a Sapri piuttosto che a Nocera Inferiore. Scusate. C'è qualcuno che vuole fare delle domande? Non è una domanda, ma è un'esortazione. È un'esortazione su un passaggio suo che è interessantissimo. Dato che voi siete depositari di un tesoro, a questo punto, un piccolo tesoro, che sono questi dati, io direi che è necessario fare quello che ha detto anche lei, la trasmissione alle procure della Repubblica, sia di Allo che di Lago Negro, perché ci sono delle persone, ma delle attività importanti che proprio vanno in favore della salute pubblica. E poi perché ci potrebbero essere delle indagini già in corso, per cui questi dati potrebbero essere veramente interessanti per loro, ma per tutti noi, insomma. Ecco. Grazie. Allora, posso assicurare che a Vallo io alla procura i dati praticamente gli sono arrivati perché li ho dati al Presidente del Tribunale, ma non appena finita la baraonda delle feste noi torneremo su questa cosa, e torneremo su questa cosa soprattutto perché non è più pensabile che si possa sottovalutare questo tipo di problema. Io ho invitato il Dipartimento di Prevenzione a smentire i miei dati, a dire guarda tu vai in giro a dire sciocchezze,
ho detto, insomma, questi sono i dati, io ve li ho consegnati. Tenete conto che è vero che i dati sono tributati, ma io ho alle spalle di questi dati il dato per medico. Quindi io posso dire, il dottor Carlo Borrelli ha 27 ammalati di cancro. Perché dico questo? Per dire che il dato è assolutamente reale, non è manipolato, non è una proiezione, è preso dai dai nostri archivi. E noi abbiamo l'obbligo, nel momento in cui facciamo diagnosi di tumore della mammella, di mettere quel codice, l'ICD9 che vi ho fatto vedere prima, ICD9 che è relativo al tumore della mammella, si scappa, si conta uno più uno più uno. Abbiamo dovuto fare i dati del 2014, insomma, abbiamo avuto un problema, perché come potete immaginare non è poi così semplice. Sapete perché abbiamo avuto un problema? Perché poteva succedere che un mio paziente lasciasse me per andare per scegliere, non so, il dottore Borrelli, e io mi dimenticassi di cancellarlo dal mio archivio. Se aveva un tumore, lo avevo contato due volte, e quindi abbiamo dovuto fare tutto questo lavoro a ritroso, chiamando i colleghi a raccolta e dicendo: ragazzi, per favore, cancelliamo tutti i pazienti che non sono nostri. Quindi più il tempo passa, più questo dato è affinato, più questo dato è preciso. Adesso faremo una scansione per età. La scansione per età è una cosa difficilissima se si fa per anno. Immaginate, dobbiamo trovare gli ammalati di cancro del 1950, 52, 52, 53, 54, no. Lo potremmo fare per gruppi, allora faremo dal 50 al 55, dal 55 se cominceremo ad avere un'idea. E abbiamo già i primi dati sul tumore della mammella, per esempio. Non possiamo renderli pubblici perché sempre perché vanno ancora affinati. Però sostanzialmente il dato è questo. Quindi quando io dico smentitemi, ma ditemi che non è vero. Ma insomma, quale gioia dire a Sapri la prevalenza di malattia è del 3%, di un punto, 0,9% in meno del dato nazionale. Ma non è così. Ci raccontiamo favole. Invece guardiamo il dato e cerchiamo di capire perché c'è questo tipo di problema. E poi cerchiamo di fare un po' di prevenzione. Perché voglio dire, spendo solo una parola, scusatemi se poi alla fine finisco per monopolizzare la discussione, ma è una cosa sulla quale noi ormai lavoriamo da anni. Abbiamo notato in Cina, nei nostri paesi, allora i nostri figli, ormai sono molto grandi, fumano alle scuole medie. Non necessariamente al liceo, fumano alle scuole medie. I ragazzi di 12-13 anni che spesso vanno da soli a mangiare la pizza la domenica sera, bevono la birra, non bevono l'acqua minerale o la Coca-Cola, che almeno sarebbe, ma sarebbe almeno non alcol. Quindi voglio dire, la prevenzione per quanto riguarda l'alimentazione, per quanto riguarda le abitudini di vita, ha un'importanza clamorosa. Noi abbiamo fatto a Vallo, nel corso di 2-3 anni fa, la lotta per la disassociazione al fumo, siamo andati vicino alle scuole e abbiamo trovato dei ragazzini che erano in una condizione veramente problematica. Quindi insomma, bisogna stare attenti, ecco dove poi comincia l'azione del volontariato, delle associazioni, di queste. Insomma, se si riesce a fare questa cosa, noi facciamo qualcosa di positivo per i nostri figli, io ormai devo dire per i nostri nipoti, quello che avete visto prima lì è un nipotino che mi è nato 24 ore fa, quindi voglio dire grazie, voglio dire, bisogna stare attenti perché veramente la situazione non è rosea. Allora io volevo fare una domanda sul dato che lei ha mostrato, ma nel comune di Vibonati ho visto che era rosso il dato, ma realmente ci può dire? No. Allora vi posso dire semplicemente che la percentuale è superiore per l'anno 2016, è superiore al 4,74. Però attenzione, la prevalenza. La prevalenza è la fotografia dell'esistenza, dell'esistente. Cioè, sono quante persone vivono col tumore. Ha anche un aspetto positivo. Cioè, più persone sopravvivono
con la diagnosi di tumore più questo numero sale. È vero che per noi è un indice importante per lo studio del territorio, no? Per sapere quante persone si sono ammalate. Per quanto riguarda la sopravvivenza, poi bisognerebbe fare un lavoro su come è stato trattato questo paziente. È stato operato, se c'era da operare, ha fatto la chemio, ha fatto la radio, ne è venuto fuori, è clinicamente quello. Ma noi comunque abbiamo donne operate in almeno 12-13 anni fa che stanno sempre in quell'archivio. Quindi voglio dire, non bisogna. Invece il discorso diverso riguarda l'incidenza. Andare a vedere dal 1 gennaio al 31 dicembre quali sono stati i casi di tumore a Vibonati e quanti sono stati a Eboli. Ecco, voglio dire, quello è il dato che è sicuramente ancora più significativo. E poi c'è un dato che riguarda la sopravvivenza, quello che dicevo prima, quindi bisognerebbe anche andare a vedere quanto sopravvive una persona che si è ammalata di cancro il giorno, l'anno tot, rispetto all'anno in cui si fa il lavoro. Ma noi non facciamo questo mestiere, noi non facciamo gli epidemiologi, noi facciamo i medici di medicina generale e abbiamo già tante carte da pelare. I dati sono a disposizione. In altri posti, in Lombardia, i colleghi delle cooperative mangiano i dati, se li vengono. Sono moneta contante. Per immaginarsi un'azienda che produce un antidiabetico, mi dice, voglio sapere quanti diabetici tieni, con tutti i 668 colleghi che hai, voglio sapere come stanno, e ti pago. Noi non facciamo, non siamo interessati a queste cose, però quando il lavoro l'abbiamo fatto, l'abbiamo messo, vorremmo riuscire a dare questi dati, poi noi non abbiamo nessuna pretesa di protagonismo. Vi diamo i dati, gratis e a tavola, tratti dai nostri archivi, però insomma, dateci almeno la soddisfazione di leggerli e di ragionare fra di voi per vedere se c'è qualcosa da fare. Quindi ripeto, il discorso comune per comune è importante solo per identificare, per avere una mappa del territorio. E qua il territorio, diciamo in generale, distretto di Valle, distretto di Sapri, anzi Sapri Camerota, dato che sono pochi i comuni, è ancora più facile avere. Noi abbiamo sempre i dati su Eboli, noi abbiamo 48 colleghi a Eboli città, ma Eboli città fa 50.000 abitanti. Va bene, io la volevo ringraziare per il suo lavoro, perché è un lavoro anche diciamo che fa leva sull'umanità, che comunque dovrebbe essere scontato, ma per alcuni dottori non lo è. E quindi mi riporto a quello che ha detto prima sul fatto del dottore che per 7 euro, 10 euro deve andare. Sì, dovrebbe andare per quanto mi riguarda. Sì, però perché purtroppo noi cittadini, noi malati, siamo considerati anche dei numeri. Questo purtroppo è così. Forse però se tu non dico, non dico quindi, che devo guadagnare, ma se non ha la possibilità, ma pensa all'infermiere. No. Ma voi vi rendete conto, 7 euro quanti sono? Sì, non sono niente, però per il mezz'ora, malato... Mezz'ora a casa di una persona che sta a letto e che deve essere cambiato, deve essere medicato, deve essere pulito, bisogna pigliargli una vena, metterli in aflebo, ma non è umano. E purtroppo il problema è questo, insomma, voglio dire, ed ecco qual è la differenza. Perciò io rimarco la differenza, perché una cosa è qua, dove ci si deve spostare poca gente su un territorio grande, piuttosto che lì molta gente su un territorio piccolo. Purtroppo. Va bene, comunque grazie a tutti e alla prossima iniziativa.